Buongiorno cari amici e care amiche, ben ritrovati nel nostro programma di meditazione mattutina. E il versetto di questa mattina che leggeremo lo troviamo nell'Epistola di Giacomo, al capitolo 1, versetto 12. Giacomo scrive così: «Beato l'uomo che sostiene la prova, perché, essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a tutti quelli che l'amano». Il versetto inizia con «beato». Questa parola ci riporta un po' al capitolo 5 di Matteo, il Sermone sul Monte, conosciuto anche più comunemente come le Beatitudini. Gesù qui fa un elenco di beati. Al versetto 3 dice «beati i poveri in spirito», al 4 «beati quelli che fanno cordoglio», al 5 «beati i mansueti», al 6 «beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia», al 7 «beati i misericordiosi», al versetto 8 «beati i puri di cuore», al versetto 9 «beati quelli che si adoperano per la pace», al versetto 10 «beati i perseguitati a ragione della giustizia», al versetto 11 «beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno». Qui Giacomo riprende un po' il discorso delle beatitudini e ci aggiunge una nuova fattispecie. Beato l'uomo che sostiene la prova. Nella nostra vita quotidiana è indubbio che ciascuno di noi sostiene delle prove, le ha sostenute e continuerà a sostenerle. Però qual è la differenza tra il cristiano e la persona comune che non ha accettato Cristo? È che il cristiano riveste alle avversità, alle asperità della vita, gli dà un rivestimento diverso. Il cristiano sa di essere beato. Perché? Perché ha sostenuto la prova. E come la sostiene questa prova? Da solo? La persona comune crede di essere solo o comunque si appoggia a degli amici, a delle persone che ritiene affidabili. Poi certe volte anche queste ti possono tradire e quindi si sente sempre più scoraggiato, perde la fiducia nel genere umano. Il cristiano sa che questa prova, certa, sicura, che sta vivendo, non la affronta da solo, la affronta con la forza di Dio. Questo non significa che l'esito poi deve essere per forza positivo, non significa che le cose si risolveranno sempre come noi desideriamo, ma l'assistenza che ci offre Dio ci dà una certezza, la certezza del fatto che ci sostiene moralmente, che ci permette di andare avanti con la sua forza, che non siamo soli. Come dicevo, gli amici, le persone nelle quali a volte riponiamo fiducia possono anche voltarci le spalle. Gesù Cristo, Dio, assolutamente no. E questa è veramente una grande speranza. Allora dice, beato l'uomo che sostiene la prova, perché dopo che è stato provato, riceverà cosa? Riceverà la corona della vita. E questa corona della vita è una promessa. Infatti dice che il Signore l'ha promessa a tutti coloro che lo amano, cioè a tutti coloro che hanno sperato in Lui, che hanno riposto la loro speranza in Gesù Cristo. Ecco che la prospettiva della prova si ribalta. C'è proprio un'ottica completamente diversa. Possiamo vivere, cristiano e non cristiano, una stessa identica situazione di avversità, però con due punti di vista differenti. Il cristiano ha questa marcia in più, l'aiuto non del genere umano, di un vicino, di un parente, no, ma l'aiuto di Dio, il Signore dell'universo. Bene, dedico questo versetto a tutti coloro che stanno attraversando un periodo molto difficile. Nonostante questa difficoltà, ricordatevi che dinanzi agli occhi di Dio voi siete beati, perché state sostenendo la prova. E questa prova verrà seguita un giorno dalla ricompensa, dalla corona della vita. Amen.